Ciao a tutti, buon Santo Stefano, buone feste. Sono nell'area industriale di Battipaglia, in provincia di Salerno, dove sto andando a salutare degli operai che hanno fatto un presidio addirittura il giorno di Natale, gli operai della Treofan, che è un'azienda che è stata acquistata dal gruppo Cindale e adesso si teme che sia stata acquistata per essere chiusa, cioè per chiudere uno stabilimento concorrente. Li stiamo andando a salutare, sono stati tutto il periodo natalizio qui in presidio e ve li presenterò. E poi la settimana subito dopo il rientro, dopo la Befana, faremo un tavolo al MISE a cui sarò presente per chiedere che questo stabilimento resti aperto. Ciao, buonasera a tutti. Grazie Luigi, grazie! Grazie! Buonasera. Buonasera. Grazie davvero, grazie. Grazie. Abbiamo bisogno di te, Luigi, abbiamo bisogno di te. Allora, raccontatemi come se non sapessi niente, in modo tale che pure chi vi sta guardando in questo momento possa ascoltare dall'inizio tutta la storia. Va benissimo. Poi vi dico quello che voglio fare io. La situazione ha del paradossale, perché questa multinazionale, parliamo di una multinazionale in salute. Allarghiamoci un po'. Parliamo di una grande azienda dove i profitti sono, come dire, storici da anni, commesse continuative, cioè nel senso che non c'è problema nemmeno di ordini, premi di risultato ogni anno che i dipendenti riescono a raggiungere, e quindi già questo elemento la dice tutta. La cosa che ci lascia perplessi e preoccupati è questa nuova acquisizione di questo gruppo Cindal, già presente in Italia, Ministro, con uno stabilimento a Brindisi, quindi già a che fare con la nostra nazione. E la preoccupazione sta qua, che da quando ha acquisito questo gruppo, il 24-25 ottobre, ha sospeso, non i rapporti, ma ha iniziato a dare delle preoccupazioni sul sito di Battipaglia. Una preoccupazione su tutte è che il 10 di dicembre è venuta a mancare la materia prima, cioè i lavoratori da quel giorno in poi c'era qualche allarme, però da quel giorno in poi si è percepito proprio quello che questo signore voleva. Mettere che lavorazione continua qui, Questo signore voleva mettere in atto. Quindi hanno prodotto fino al 15, 16, 18 di dicembre con la materia prima che avevano, poi non si è potuto fare più nulla. Siamo stati a Confindustria a Roma insieme ai nostri segretari nazionali, dove è venuta la dirigenza di Treofan Italy.
avevamo chiesto un progetto, quello che sono il progetto industriale dei siti, e non ci ha saputo rispondere, anche perché loro a sua volta non erano in condizione di poterci rispondere. Che cosa è accaduto nel frattempo? Il 21 c'era al tavolo al MISE. Certo. I signori di Jindal il giorno prima hanno mandato una comunicazione al MISE e hanno detto: siamo impossibilitati a presenziare quella riunione perché il CDA si è dimesso insieme a tutti i sindaci, eccetera, eccetera. Ma la cosa, ministro, che noi vogliamo è che non vogliamo parlare con Treo Fan Italy, perché anche loro sono impossibilitati a darci delle risposte. Vogliamo i rappresentanti di Jindal. E hanno detto un'altra cosa grave: il tempo gioca a nostro svantaggio. Perché hanno detto, già hanno preannunciato che tutto il mese di gennaio loro non sono impossibilitati a venire. Ministro, subito dopo a Befan, o prima a Befan, ci dovete fare questo tavolo. No, vi voglio dire una cosa su questo. Non solo subito dopo a Befan, però ci sarò anch'io e chiederò che la proprietà debba venire a quel tavolo. Non possiamo. Gli chiediamo conto del piano industriale che vogliono portare avanti. Non possiamo, c'è il paradosso. C'è un'azienda in salute, un'azienda che guadagna, un'azienda che ha ordini, e questo è il modo di trattare i lavoratori e tenere questo sito fermo così, inattivo. Ministro, ma a voi vanno detto solo i non so, oppure qualcuno va detto qualcosa di più? Noi c'è una aspetto eliminare come concorrenza, perché sì, no, è chiaro che il rischio è che si sia acquisito il concorrente per chiuderlo, è chiaro ed evidente. Quello che risulta è che un chilo di film qui costa 0,48 centesimi, per esempio a Terni costa 0,80, quindi non si capisce neanche da un punto di vista proprio economico. È una scelta che non è chiara. Probabilmente voi quelli di Terni li avete sentiti, i vostri colleghi? Sì, i nostri colleghi li abbiamo sentiti. Anche loro temono, perché anche loro c'è questa preoccupazione, c'è uno sciopero in atto sul sito di Terni, però è chiaro che adesso lascio il tempo che trova, perché loro hanno una data di ripartenza delle attività produttive, noi no. Noi siamo fermi completamente. Certo. Ministro, noi dobbiamo ripartire il prima possibile, ci manca solo la materia prima. Ministro, noi abbiamo perso 1000 posti di lavoro, perché tanto è vero che per c'è stato... questo è uno dei più grossi centri del sud, il sud Italia come polo industriale. Certo. Abbiamo perso negli ultimi anni 1000 posti di lavoro, ha chiuso Alcatel, BTP Tecno, Paif, Termopaif, una serie di e tutti gli indotti intorno. Non a caso ci hanno riconosciuto l'area di crisi. Certo. Poi ci riconosce l'area di crisi e incominciano questi movimenti e queste azioni che hanno poco di molto di azioni da punto di vista manovre finanziarie un po' balorde, insomma. Quindi, no, ma tra l'altro, allora, fermo restando, tra l'altro a ciel sereno, perché nessuno mai fermo restando mesi fa, che comunque mai... se avessero dato delle parole, detto delle parole più chiare, voi non stareste neanche a Natale qui fuori, quindi non vi sentite assolutamente rassicurati da quelle rassicurazioni che non vi hanno dato, che non ci stanno fino ad ora. Però, quindi, non è che si vuole fare un processo alle intenzioni, però la chiarezza avrebbe evitato tutto questo. Certo, e quindi c'è poca chiarezza e questo ci preoccupa. A maggior ragione c'è un'altra cosa, cioè il gruppo Jindal comunque ha tante altre attività in Italia, e noi gli chiederemo conto anche di questo, perché quando si è trattato di permettere l'accesso a determinate condizioni economiche, a determinate occasioni economiche, come sempre facciamo con gli investitori, noi siamo sempre disponibili, però allo stesso tempo ci vuole serietà, perché questa è un'operazione da Wolf of Wall Street, quella roba c'è una cosa valuta anche sull'acquisizione, però c'è una, noi vogliamo una cosa precisa dalle istituzioni, dal governo, da lei ministro, un'azione precisa, lei l'ha detto al tavolo, quindi c'è la presenza autorevole del governo. Ci sarò io personalmente. Perché, e questo ci rassicura, un'azione precisa, perché questa è un'azione, è un'acquisizione che noi riteniamo, tra virgolette, poi il governo entrerà anche in questo, perché non si può comprare un gruppo che viene quotato 250 milioni di euro a 500 mila euro. Questo è un aspetto che dobbiamo tenere conto. È una porcheria. Al tavolo sindacale, chiaro, noi siamo stati in regione, abbiamo spiegato dettagliatamente quali sono i meandri oscuri di questa vicenda. Che il governo, questa è un'attività che ha 40 anni di storia, 50. Quindi 50 anni di storia, sempre è sempre stato produttivo.
Quindi ho visto qualche dato, comunque è sempre stato uno stabilimento produttivo. Ha pagato, quindi noi infatti avete commesso, che avete commesso. Sì. E noi possiamo ripartire già adesso, se arriva la resina, lo stabilimento può partire adesso, Il problema è un altro ancora, fatto di, poi può essere che Jindal venga al tavolo e presenti il piano industriale. Noi ce l'auguriamo. A noi ce l'auguriamo. Questo se vuole, come dire, produrre in Italia. Perché se vuole produrre in Italia ha tutte le condizioni. Questo, lei lo sa, è una zona complessa. Certo, crisi complessa. Che si complessa. Quindi ha tutti i benefici. Ha tutto quello che vuole. 200.000 metri quadrati di terreno intorno. Tutto, noi, sì, quindi sì, anche di superficie. Tutto quello che vuole. Dopo le vogliamo far vedere lo stabilimento. Se andiamo a vedere nei bilanci, l'Italia, soprattutto Battivaglia, è quello che ha fatto il valore aggiunto. Sì. Quindi è veramente una vergogna dover aggiungere una definizione di questo tipo. Certo. Quindi io sono convinto che ci darete una mano. Abbiamo il tavolo ci dirà poi le esattezze, perché voi ce l'avete mandato. Il tavolo è importante. E le anomalie che sono sottende a questa situazione. In una notte non si può vendere un stabilimento a 500.000 euro. Anche alcuni azionisti stanno facendo reazioni alla Consip. Tutte queste cose le teniamo presenti, noi saremo al tavolo insieme a lei, ci diamo certe mani. Certo, ma avete tutto la disponibilità. In Italia succede in tante piccole meridine di iniziative, quelle cose come questo tipo qua, ma l'Italia dove fa tutto? Abbiamo un'area di parcheggio destinata alle automobili dei diversi dipendenti, sì, e qui sono a nostra destra. Sì. È uno dei pochi opifici che ha questa caratteristica. Quindi abbiamo uno spazio molto vasto all'esterno, abbiamo al di là della strada, dove lei ha percorso, abbiamo altro terreno. Sì. Come diceva il sindaco, è tutta un'area. 200.000 metri quadrati. La cosa strana è che loro devono soffrire di finanziamenti 12.000 euro per zone pubbliche. Per comprare 50.000 metri quadrati intorno alle zone che tengono a Brindisi. Qua c'hanno tutto. Poi queste aree di crisi complessa, quindi avrebbero anche il beneficio. Ma quando hanno fatto la vendita, sì, con quale preavviso? Che preavviso? No, non c'è stato nessun preavviso. La cosa strana è che a Cesareo c'è qualcosa sotto che non torna. Vabbè, poi ci questa puzza, la verifichiamo. Qualcosa sotto che non torna. Ragazzi, ditemi voi dove dobbiamo andare. Mi segue, mi dite dove vogliamo andare. Se ognuno dice da questa parte. Questa è una delle questioni però non tiene per questa realtà. Sì, no, cioè, ma... è stata sempre, faccia conto, prima sponsorizzava la Serie A di pallacanestro che prima va, cioè la Treofan è stata, è a Cesare, non è che è una industria che dice aria di crisi, ha messo in cassa integrazione, assolutamente, anzi, loro avevano i premi di produzione, lì c'è la manovra finanziaria grossa. Questo è il gruppo di benedetto. Come mai? Sì, lo so. Come mai hanno venduto? Non si sa, non si sa. A qualcuno mi aveva detto che c'era il management in capitale voleva uscire fuori da dal 21 al 5 ieri avete fatto la messa? Sì, la messa l'abbiamo fatto qua, sono di due parrocchi. Sì, ho visto la notte anche notturno. Sì.
Dov'è che stiamo andando? Questo volevamo giusto un attimo fermarci. Ma entriamo solo un attimo. Ma il punto lo possiamo fare pure qua, non c'è bisogno che. Vabbè. Perché non so dove andiamo qua. No, vabbè, andiamo qua. Facciamolo qua. Senza che saliamo sopra. Ministro, siamo tutti insieme qua. La dottoressa Manciano, il capo del personale. Ah, ciao. Grazie. Quant'è in tutto il personale? Quanti sono in tutto? Allora, tre fan sono 68, però abbiamo 5 consulenti e 5 dipendenti personale interinale. C'è un accentramento delle mansioni e delle c'è una polivalenza delle risorse. Ecco il perché noi abbiamo dei risultati eccellenti e positivi, in quanto le risorse sono polivalenti, cioè si occupano di più attività, sempre nell'ottico di una riduzione di costi e di un'ottimizzazione delle risorse. Abbiamo dei bilanci positivi, abbiamo dei fatturati elevati, abbiamo l'unica anomalia in questo momento è il nostro nuovo acquirente, in quanto management e capitali ha diventato socio unico, precedentemente a servizio di maggioranza, ma è diventato socio unico solo nel 2017, ha iniziato a disgregare il gruppo Trefan, che era composto da Trefan America, Trefan Germany e Trefan Italy. Nel momento in cui ha venduto Trefan America, l'obiettivo era quello di concentrarsi sul business europeo, così come si legge nei comunicati di management e capitali. Business europeo finalizzato necessariamente anche a effettuare degli investimenti, in metallizzazione e laccatrice. Il nostro investimento, oggetto di un accordo di sviluppo che è stato sottoposto anche al non solo alla Regione Campania, ma anche al Ministero dello Sviluppo Economico. Noi abbiamo un investimento che comprende sia un investimento industriale sia un investimento ricerca e sviluppo. Ad oggi non abbiamo realizzato alcun che quindi, come lei sa bene, è suscettibile di modifica, è suscettibile quindi anche di ripotenziamento di questo sito o di una eventuale diversificazione. Questa è una potenzialità di questo. Ma perché non sono stati usati ancora poi? Ecco perché l'obiettivo di management e capitali era quello di effettuare questo tipo di investimento. Per cosa è accaduto? La sottoscrizione è avvenuta nel mese di dell'accordo di sviluppo è avvenuta nel mese di luglio. Ad agosto, quindi già stavamo in una fase di vendita, già si era aperta loro la vendita. Stavano pensando, cosa è avvenuto? Perché ottobre è avvenuta la vendita. Sì, il 6 agosto però management e capitali ha sottoscritto un accordo vincolante con Jindal, poi concludosi il 24 ottobre. Dal 24 ottobre giro di pochi giorni, giustamente ci sono stati tutta una serie di passaggi che ingiustamente pregiudicano lo stabilimento di Battipagliese, anche perché è arrivato al Ministero dello Sviluppo Economico il giorno 20 dicembre 2018 un comunicato che descrive lo stabilimento di Battipagliese, cioè qualcosa di diverso dalla realtà. Cioè adesso lei viene a vedere, lì sta scritto che non ci sono ordini in portafoglio, quando l'ufficio programmazione può stampare gli ordini adesso e vedere il numero di ordini che abbiamo, le strutture che noi abbiamo, cioè le voglio far vedere giusto l'estensione per rendersi conto delle potenzialità di questo sito e naturalmente rendersi conto, come lei ha preannunciato prima, che Jindal opera sul territorio nazionale. Quindi le domande sono: perché 500.000 euro? Perché Jindal? Una sovracapacità produttiva si parla, ma per Jindal è stata proprio la capacità produttiva, per qualsiasi altro potenziale acquirente. Per il gruppo che l'ha acquisito. Ecco, ma per Trefan non c'è mai stata questa sovracapacità produttiva. Ecco la volontà di investire, ecco la volontà di ampliare. Quindi noi non possiamo permetterci di perdere occupazione, di perdere ricchezza a livello comunale, a livello provinciale, a livello regionale, anche perché effettivamente nazionale, effettivamente noi abbiamo delle grandi capacità e delle grandi potenzialità, Ministro. No, ma non lo metto in dubbio, anzi tutti quelli che me ne hanno parlato mi hanno parlato di un gioiello qua, dal punto di vista soprattutto. Effettivamente lo è, ma non perché ci lavoriamo. Se mi fate vedere, ma noi siamo autorizzati ad entrare? Sì, diciamo che... Sì o no? Sì. Però limitare non possiamo entrare. Io ci tengo a farle vedere. Perché se entriamo tutti è un'occupazione. No, ci tengo a farle vedere anche lo stabilimento, però limitato a pochissime persone. No, io dico dal punto di vista. Allora entriamo io e te. Io, te e il sindaco e basta. Perché se entriamo tutti quanti non... Facciamo 5 persone complessivamente e basta. Pochi le selezioni, 5 persone. Sì, certo. Andiamo noi e con permesso? Fermi. No, vieni no. Cioè, 5 persone devono essere. 5 persone devono essere. Non lo so se sei qua. Rosario, vieni qua. Selezioni le 4 più 1, 5. Allora, 1, 2. Vieni qua, Gerardo. Ma non per quello. Rosaria. Il sindaco. Rosaria. Sono qua. Carmine. Oltre le 5 persone posso No.
Vengono a dimenticare la dottoressa. Allora, loro ci hanno anche loro sostenuto le terapie. Possono aspettare un attimo qua? Aspetta, non è un problema. Dottoressa, questa persona? Lo dico io. Sì, però siamo già più di 5. Vedi? Basta così, non vi muovete. Sì. Allora, è solo una conversazione. Basta così. Tanto c'è una diretta. Allora, no, qui sto semplicemente la palazzina uffici, però il reparto sta sopra, è dislocato, questa è una palazzina uffici realizzata successivamente, lo stabilimento è del 72. Sare, dopo se possiamo vedere anche sì. Sì, il reparto è far vedere perché sì. Questa è tutta la palazzina dove sono ubicati gli uffici direzionali, c'è l'amministrazione, qui abbiamo la nostra sala riunioni. Questo. Allora, questo sito è già stato oggetto di una ristrutturazione, in quanto nel 2013, proprio nell'ottica di utilizzare le risorse, sono state attraverso un accompagnamento alla pensione, sottoscritto un accordo con i sindacati, l'accompagnamento alla pensione con incentivo all'esodo. Quindi questo sito partiva da 200 persone, poi siamo passati a 120, adesso ne siamo 70. Giusto per farvi intendere, certo, che c'è veramente un'ottimizzazione di risorse, cioè non siamo di fronte a un esubero di personale. Un centinaio di persone che lavorano nell'indotto. Sì, poi abbiamo, perché società abbiamo 30 dipendenti di una ditta esterna, la Nappi Sud che è vicino a noi, che si occupa di polizia e di logistica. Poi abbiamo, oltre questi, delle società di logistica, Bianco Federico Trasporti, abbiamo Sporzi, c'è un indotto importante. Quanti saranno le persone dell'indotto in tutto? Complessivamente penso non meno di 300. Non meno di 300. Sì, complessivamente tra 3 o 4. Ma dovete vedere la produzione. La produzione. Un attimo solo. Prego, prego. No. Siamo di qua. Dobbiamo passare. Massimo altre due persone, basta. Dove andiamo? Sopra, però in produzione non possiamo entrare tutti. No, in produzione no. Cercate di fermarli però attraversore, grazie. Ma dov'è l'ingresso? È di là, perché. Quel capannone. Sì, sì, è proprio quel capannone lì. Nello. Aspettate fuori, ragazzi. Chiediamo al ministro il tavolo urgente. Sì, appena rientriamo. Riprendere pronti. L'attività produttiva. Ma quello dipende dal tavolo. Una delle condizioni che bisogna portare al tavolo è di riprendere subito. Subito il certo. Ministro, non possiamo accelerare i tempi, non solo del tavolo, certo, ma anche dell'inizio dell'attività produttiva. No, ma rientriamo, cioè, io sto parlando dei giorni che vengono subito dopo il primo. Perché è l'unico, perché loro bisogna farli venire il prima possibile. Se si convocano in questi giorni, cioè i tempi sono subito dopo l'uno, no? Per i tempi di convocazione. Poi l'altra volta mi pare che poi abbiate convenuto tutti che era meglio rinviare o sbaglio? No, tutte le parti coinvolte. Quello del 21 no, hanno proprio fatto saltare loro. Sì, hanno fatto saltare con la scusa della convocazione delle segreterie nazionali. Noi abbiamo l'esigenza di confrontarci con Giglia per sapere il piano industriale. E questo può essere che, come dicevo prima, ci sia il piano per l'Italia, ma problemi non ce ne sono. Quindi si lavora, Terni lavora. Terni lavora e Battipaglia è ferma. Ingiustamente. Ingiustificatamente. Che non si è mai fermato una volta e dopo le festività di Natale ha sempre ripreso. Ma chi è il vostro riferimento per oggi con cui voi riuscite a parlare per Jindal? Non abbiamo. Non avete preso contatti con nessuno? Cioè non siete riusciti a prendere contatti con nessuno? No, abbiamo fatto l'incontro nazionale con il solo la. Non è stato in grado di rispondere ad una sola domanda, era su un quesito che abbiamo posto sul tavolo. Chi? Con MCK. Anche perché non sono uomini Jindal, per cui non hanno delega. Per cui.
siamo, immagino siamo, che siamo sarà cambiato il manager. Sì, ma certo, sì, sicuramente. La popolazione, vorrei dire, su quel passaggio che mi ha detto la dottoressa prima, 3-4 anni fa, la popolazione è una media di 40 anni di età, anche più bassa. C'è stato anche un cambio generazionale, proprio bisogna di farlo andare avanti con delle professionalità che acquisite, non è facile fare questo progetto. Immagino. Come può guardare questo? Sì, 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 no, stavo guardando, infatti è un'area enorme. 5.000 metri. 5.000 metri, guarda. Ministro, noi siamo tutti giovanissimi, l'età media di 35 anni. Stavo vedendo, c'è un'età media. C'è anche la buona quota rosa, deve essere sincera. Anche dirigenziale. Sì, 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 sì. Donne deriva dalla vecchia gruppo Sile, se si ricorda. Sì, ho capito. Quindi c'è oltre 50 anni di vita. Anche sulla destra, ministro. Andiamo a sinistra? Possiamo salire a sinistra? Ok. Una parte che riusciremo a vedere, qualche altro non è. Ma quali sono quelli vostri? Quelli rossi, tutti i rossi, quelli che vedete di quello fuori. Rosso e anche quello verde che vedo lì. Tutti questi, sì, di fronte, tutto quello che vedete di fronte, tutto quello che vedete di fronte. Ho capito. Sia a destra che a sinistra. Eppure al di là della strada. Non rischio di a casa. Consideri che attualmente nella zona ASI non esiste terreno, c'è poco terreno per gli investimenti. Qua ne abbiamo. Per, abbiamo dobbiamo fare una variante per liberare ex area interporto per via della ZES, quindi. Sì, sì, sì. Quindi vuol dire che è un terreno che vale molto. Assolutamente. Ma con grandi potenzialità di investimento. Si immagina 500.000 euro, tu prendi tutto questo. Ma con questo investimento già sottoscritto, ministro, penso che lo conosce meglio tutte le potenzialità. Possiamo potenziare tranquillamente. Anche di modificarlo in base alle nuove esigenze, specializzarlo su un determinato prodotto. L'anomalia che non c'è crisi. Non c'è crisi di utili. Cioè tutti i paradossi che non ci sono delle risposte. Certo. Questo stabilimento è stato bonificato. Ministro, bisogna chiedersi perché Gindal, visto che c'erano diversi potenziali diversi... che avevano interesse a investire su questo territorio. C'era perché Gindal, perché 500.000 euro? Approfondiremo. E perché è arrivato all'ultimo momento? Sì, sì, ma lo stava dicendo. Anche questa non è porta centrale. È vero che però tre o quattro complessivamente in produzione giusto 5 persone, ragazzi, 6 massimo, non di più. Un nel resto d'Europa, il problema ce l'ha in altre realtà, in Europa, non in Italia. Compri tutto un pacchetto, non anche si sa per quale manovra. Anche perché è una quotata, sì, sì, sì. Lo vedo. Quello è regionale l'accordo. Sì, regionale. Puglia. Quelle sono le campagne acquisti che si fanno. Queste fanno le buste per la pasta, Barilla, sì, sì, la plastica intorno però alla Coca-Cola. Non fare entrare tutti là. No. Chiamali, Rosa, chiamali. Allora, come l'apri l'accesso? Nicola, questa non c'è. Vai, vai, Nico. Allora, solo una persona che spiega il processo. Solo una. Dai, dai. Certo, no, ho capito. Dai. Ho messo. Hai da fermare però, vedi a fermare. Allora, da qui lo vediamo, senza che mi fai fare il giro. Allora, queste sono taglierine secondarie. Il nostro processo è una estrusione di film bioorientato che viene passato, quindi bobine da 8,6 metri, che vengono passate al taglio primario, quindi rotoli da 8,6 metri, e c'è una prima lavorazione destinata direttamente al cliente, una seconda lavorazione, rotoli più piccoli che viene tagliato, insomma, su queste taglierine. Le taglierine sono tutte nuovissime, cioè hanno 7-8 anni di vita, la linea è una linea tenuta bene, con 2 milioni di euro, che praticamente sono fermi alla regione, può fare il 90% dei prodotti della Treppa. Yeah. E già adesso è una linea che può produrre tutti quelli che sono, anche perché loro hanno detto, hanno preso in mano
la carta dicendo che la nostra linea non può produrre alcuni tipi di prodotti, non è vero. Sul bilancio depositato c'è scritto che la nostra linea è sovrapponibile a quelle che sono le, è il backup delle altre linee del gruppo. Quindi sono tutte valide. Quindi poteva essere utilizzata anche per gli altri prodotti? Sì, assolutamente sì. Con 2 milioni di euro diventa una linea equivalente e con alle 2 milioni di euro cosa si farebbe? Si farebbero i 5 strati, praticamente. Okay. Cioè si devono sostituire alcuni macchinari? No, si devono aggiungere. È un upgrade della macchina esistente. Perfetto. Quindi noi i progetti ce li abbiamo presentati, adesso questi soldi possono essere riconvertiti. Il problema è perché scegliere il peggiore degli acquirenti possibili con dei fornitori, con... Taglif Industries è uno di questi, sì. Sibur, il gruppo russo che diceva la sindaca prima, è un altro, comprovato che avrebbero speso dei soldi. A me mi hanno chiamato, dice: noi siamo dispiaciuti di avere perso, ma Agenda è entrata all'ultimo momento. Come ha fatto questo gruppo ad entrare? Come? Senza un criterio. Ha bisogno di liquidità. Vogliamo vedere soltanto magari... Sì, però non tutti, perché si avvicina la macchina, se mai succede qualcosa. Facciamo solo il magazzino. Fammelo vedere un prodotto. Dove ce l'hai? Questa fa un minuto fa, perché qua è chiuso. Passiamo. Fate soltanto... Io voglio le pulire. Solo due persone. Fermi qua. Andate solo voi, per favore. Fermi qua. Quindi c'è la linea principale. Abbiamo un film che esce a 8 metri da chiesa. La scusa si sente fino all'altro lato. Questo è il reparto di confezionamento. Il nostro è la linea B1, che è la linea di 40 anni, è ferma già dall'anno scorso. E questa è la linea nuova B2. Okay. Quindi dicevo, noi facciamo bobine, ora ne vedo una B. Questa è una di queste. Una di queste. Questo è il prodotto finito. Sì, diciamo, prodotto a tutti, sì. Tutti, cioè Barilla. Questo ce l'hanno a casa tutti gli italiani, soprattutto nel periodo delle feste, perché questo è il periodo del confezionamento anche di tanti prodotti. Anche le acque, adesso c'è quello per la pasta, poi c'è un altro strato, sempre è quello. In alcuni casi viene stampato, in altri quanti casi strati è questo? Questo è il 3 strati. Bisognerebbe arrivare a quello a 5, con l'upgrade della macchina. Noi produciamo anche quello a 5 con qualche difficoltà. Lo abbiamo fatto, abbiamo prodotto anche abbiamo fatto 3-5 prodotti con l'upgrade, sicuramente sarebbe certo. Le vogliamo far vedere un attimo i rotoli che facciamo, quindi le fasce che produciamo di queste bobine sono molto variabili, dipende di turno. Buonasera. E comunque si stanno ridoperando a fare tutta una serie di attività del nonostante questo stato facendo della produzione. Loro fanno la squadra di sicurezza adesso in questo momento, perché gli impianti sono alimentati, ci sono le linee di riscaldamento, non si può... Ma non c'è nessuno che vi coordina? Non c'è nessuno che ci ha detto come fermare le macchine, togliere tensione, non togliere tensione, cioè che gioco stanno facendo questi? Io la mattina, noi la mattina, che dobbiamo fare? Cioè con quale intenzione dobbiamo venire a lavorare? È una cosa scandalosa. Dopo diciamo, dove sta il fuoco e riparliamo con calma, facciamo tutto. Sì, no, perché... Ma poi vi state raccontando solo come stanno le cose. No, infatti per esempio questo è il materiale che noi ritagliamo per il cliente. Questo è il materiale che arriva da Termini, che tagliamo qui. Questo arriva da Termini. Questo è il primo passo, arriva da Termini, perché noi siamo 100 di taglio. Abbiamo 5 taglierine. Sono proposte per il taglio di rotoli. Vedete? Colossi. Sì, 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 la nostra linea di produzione bisogna dire che la seconda linea è importante dirlo. È la seconda linea. Il gruppo 3 è la seconda linea in termini di performance, di rete, di volumi, di uptime. C'è la TLM Kitchen che è di nuova di 2 anni. Vabbè, però quindi ha macchinari di recente tecnologia. Cosa sta a significare? Ma anche qui i macchinari non sono tutti molto veri. No, la linea del 96. No, ma anche le taglierine. Le taglierine sono recenti, ce n'è una proprio di 2 anni fa, voglio dire. Le taglierine del 96 siamo ancora in seconda classifica, vuol dire
sembrare. Esatto. No, partite con uno che invece c'ha le macchine. Ma poi di persone anche. Con un numero di persone sì. Limitato. Noi abbiamo in manutenzione un meccanico, abbiamo i costi di manutenzione più bassi del gruppo. Mai. Perché in tanti anni abbiamo imparato a fare il nostro lavoro, quindi sappiamo come gestire le risorse, come minimizzare i costi. Però questo non deve significare abbandonare lo stabilimento. No, tutte le carte in regola. Cominciamo a uscire, continuiamo a raccontare uscendo tutte le cose. Se la garanzia è che al tavolo no, no, ma ci vengo, ma è solo così che possiamo chiedere la presenza della proprietà, se non ci sto io, non riusciamo a parlare. Lo so, sai. Rosaria, scusami, lo sa? Prima che il gruppo passasse in mano a Jindal abbiamo chiesto questo finanziamento per investire in specialties, quindi per iniziare a fare il film che attualmente fanno solo a Terni perché richiede un macchinario nuovo. Sì. E il capannone doveva venire qua fuori. Avevamo già pagato la preingegneria della macchina, avevamo sì. fatto tutto, organizzato tutte le utilities e in questo modo saremmo riusciti ad aggiungere al nostro pacchetto prodotti con un ulteriore valore aggiunto. Quindi già adesso siamo positivi come bilancio, saremmo andati sicuramente anche come fatturati molto più in alto. Tutto questo si è bloccato. Questo per quando era previsto? Cioè l'investimento per l'investimento quando... si doveva fare a me. Mi hanno programmato project manager nel sì. 2016, sì. nel 2017 si è fermato perché la società è stata rimessa in discussione la vendita del gruppo e da allora non si è capito, onestamente noi col management non ci parliamo, quindi perché sì. abbiano bloccato tutto dopo aver fatto partire tutto il processo di fondi, questo non lo sappiamo. Poi la risposta l'abbiamo avuta nella vendita, no? Sì, sì. In qualche modo. Sì, sì perché poi perché la voi storia allora che non sapevate. No, sapevamo che eravamo in vendita, però non sapevamo che cosa c'era dietro questa vendita. Ho capito. E questa è l'area, il prolungamento di questo capannone, sì, che è stato destinato alla lacciatura. Il prolungamento di questo capannone. Saluto, quindi. Chiaro. Insomma, fino più o meno a metà del magazzino. Una lacciatura che qui voi non fate? No, non la facciamo ancora perché serve la mano. Okay. Quindi sarebbe stata proprio un'attività nuova. Era un'attività nuova, era investire diciamo in un prodotto nuovo, era arrivare alla quasi totalità del pacchetto prodotti del gruppo sì. 3. Mi ha fatto ancora più con Lorenzo Cinda, pure per questo normalmente. No, non la faranno chiaro, fare è chiaro che mi spaventa il fatto che il concorrente ha acquisito, quindi il tema è quello. Grazie di essere venuto. Oh ciao, ciao. Come stai? Il ministro del cambiamento. Ma tu sei di parte, no? non conti. Ciao Nico. Grazie. Andiamo piano, sennò loro a marci indietro a finire. Li facciamo cadere. Quindi lei mi stava raccontando, tu mi stavi raccontando, lo sai, che comunque siete già passati da circa da più di 100 a circa 80 dipendenti, no? Sì, c'è stato un processo di ristrutturazione nel 2013. 13. Proprio ma finalizzato ancora di più all'ottimizzazione. Ma l'ottimizzazione è venuta con macchinari, con cosa? Cioè no, cosa? C'è stato semplicemente riduzione del personale. Ma pensionati oppure? C'è stato un accompagnamento alla pensione, quindi sono andati in mobilità con un incentivo all'esodo. Okay. Quindi è stato un collocamento, tra virgolette, in pensione abbastanza indolore. Anche perché questa azienda non ha avuto mai l'obiettivo di ledere i lavoratori, no, ma cercare certo. di trarre la maggiore quando efficienza dei lavoratori. Ecco che i risultati ci danno ragione. Siamo riusciti perché... direi che l'entrata dei giovani con un accordo chiuso. Ho capito. Quindi sono 20 giovani che sono entrati e ce ne sono altri come somministrazione lavoro. Un'altra cosa, Ministro, noi abbiamo partecipato al PON conclusosi il 31 dicembre 2017, un PON Regione Convergenza sì. che aveva appunto come finalità quella di una parziale sostituzione della materia prima insieme al gruppo Sapa e quindi proprio la sostituzione di parte della materia prima con delle nanocariche a base argillosa. La fase di rendicontazione è conclusa, sì. abbiamo ricevuto 700.000 euro a fronte di 1 milione di euro come contributo pubblico e attendiamo l'ultima parte di 300.000 euro, quindi teniamo conto anche di questo tipo di impegni che l'azienda al momento della sottoscrizione di questo tipo di incentivi di natura pubblica. Ho capito. La volontà è semplicemente... Li ha presi? Di...
Triumph in Italy ha ricevuto 700.000 euro, sono in fase di erogazione altri 300.000, quindi però il bando pone una serie di obblighi in capo ai beneficiari, quali il mantenimento di un'organizzazione stabile. Ho capito. Questa è una cosa. Che motivo c'è di acquisire? Queste sono tutte cose che ci serviranno per il tavolo. Ok, visto che avete fatto foto a dismisura, infatti, se ci fate vedere dove stiamo andando, noi andiamo, hai capito? Ok. Fate luce davanti. Anche perché tu ormai mi hai accecato e non mi fai niente più. Però senza luce voglio. Non okay, è ragione, fatto apposta. No, tu tienila accesa, per carità. Capisco. No, dai. Stai venendo per sì, perché la collaboriamo. E che avete fatto i turni per il presidio? Sì, diciamo che... E come funziona? Cioè, funziona benissimo, siamo tutti presenti perché c'è un forte senso di appartenenza. È proprio in questo momento la manifestazione, non eravamo qualche ora fa, oppure ieri, oppure l'altro ieri, no, meno numerosi di adesso. Quindi... questa è la dimostrazione del nostro attaccamento al lavoro. No, ma immagino. Che nessuno ci deve togliere, nessuno ci può togliere, anche perché tutto questo è ingiusto, non ce lo meritiamo, in quanto la nostra politica è una politica di miglioramento, di conseguimento di risultati, e quindi siamo tutti diretti nella stessa direzione, quello di produrre risultati e produrre ricchezza. E consentire a qualcuno di bloccare impropriamente un'attività produttiva fiorente è una lesione non solo dei diritti dei lavoratori, ma anche della lesione degli interessi dello Stato. No, ma è chiaro. Poi voi state chiedendo di riprendere il prima possibile? Sì, immediatamente. Noi siamo pronti anche domani mattina. Se ci inviassero la materia prima, noi siamo pronti a ripartire. Da dove viene la materia prima? Dove sono? Da Brindisi. Da Brindisi. Ok, chiaro. Questo è il problema. Sì, no. Ministro, il nostro obiettivo, anche se l'incontro ci sarà il 7, l'8, il 9, è quello di ripartire il prima possibile. Dobbiamo lavorare, perché stare lì fuori, presidiare e tutelare questa azienda, noi vogliamo tutelare lavorando e conseguendo i risultati, quello che abbiamo sempre fatto. Quindi privarci di questa possibilità è una lesione della nostra dignità. Quanti turni facevate qua? Ciclo continuo, quindi tre sì, sabato, domenica, sì. Ciclo continuo. Festivi, noi abbiamo sempre lavorato, Natale, Capodanno. Ma adesso il fatto che le macchine siano state fermate sta danneggiando le macchine, sta creando problemi, ci vogliono... No, non ci vuole tempo per riprendere. Non ci vuole tempo per farli partire. Se domani mattina ci arriva la resina, nell'arco di due ore, se lei viene qua, abbiamo la prima bobina prodotta, quindi riesce a trovare già un prodotto finito. Ho capito. Abbiamo bisogno di ripartire il prima possibile, Ministro, perché stare lì è semplicemente una manifestazione di continuo attaccamento, ma noi vogliamo lavorare e nessuno può privarci di questo. Sindaco, cioè non è mai capitato che come comune ci si occupasse di questa azienda prima, cioè tavoli no. O altro, perché comunque no, perché l'azienda è un'azienda bene, che so, vede, è uno dei fiori all'occhiello, allora se va in crisi la Treofa è un campanello allarme, infatti noi vorremmo creare un momento di siamo di aria di crisi, cioè, noi di, quando di un momento il tavolo di... magari viene sicuramente sì, ma infatti il 31 dobbiamo venire io. No, vorremmo creare una mobilitazione di tutta l'industria della Piana del Sele, perché a poco alla volta stanno venendo meno delle grosse realtà. Che altro hai perso? Mentre ho preso Betti Pitecno, Thermopipe, Alcatel, anche lì fecero una manovra bruttissima. Ma è rinomata per la sua grande zona industriale. Lo so, che assolutamente. Il 50% delle 1000 posti di lavoro ufficiali, poi tutto l'indotto non ne parliamo. E poi chiudi anche questa, è una batosta, non indifferente. Poi ci sono grosse multinazionali, qui però ripeto, c'è non chiude, qui non chiude. Qui non chiude per un fatto di portafoglio, capito? La cosa strana è che c'è una manovra finanziata molto più grossa di noi. Però se si permette questo è veramente un duro colpo all'economia, ma anche è un'incertezza ulteriore. Cioè sono questi colossi, queste manovre che uno non riesce a capire. Ma perché Di Benedetti aveva dovuto fare una manovra, cioè 500.000 euro non... Ma certo che capite sotto che ci sta, capito? Ma per carità, questo al di là di tutto, al di là di qualsiasi cosa, bisogna accertare quello che è successo sulle offerte economiche e sull'acquisto, quindi è evidente questo.
c'è una cosa che fermo restando le transazioni da privati, però che può accadere, c'è una quotata, quindi una quotata, quindi ci sono degli elementi interessi. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. No, no, ma non vieni, vieni, usciamo fuori che salutiamo gli altri e poi ci salutiamo. Sicuramente può succedere, però c'è Michele che è stato molto no, è quello Michele, ma chiamato Michele, Michele, vieni, vieni. Ho detto così che ci sei stato molto vicino. Attenzione. Effettivamente è diventato un punto di riferimento anche per la questione ambiente. No, ma poi che stiamo battagliando. No, ragazzi, ci tengo a spingere. Io ti ho fatto avvisare all'ultimo minuto perché volevo evitare tutto il vantaggio mediatico, sennò non riuscivamo a fare niente di quello che abbiamo fatto adesso. No, stavo qua quando mi ha chiamato Michele. Dovevamo stare bloccati qua. Non ho detto niente come avevo promesso. Sindaca, avete visto? È arrivato il ministro. Sì. Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Enzo, fai il bravo. Sempre. Ciao. La vera polemica pure a Natale. Okay. Vabbè, ma è un amico. Io ho detto chiaramente ai rappresentanti, ai vostri rappresentanti, che faremo due cose subito. Una è convocare il prima possibile il tavolo, proprio giusto i tempi di convocazione, perché non è pensabile che si vada a fine gennaio come ci veniva, a quanto ho capito, richiesto dalla proprietà. E secondo, che sempre a quel tavolo venga la proprietà. Non abbiamo bisogno né di intermediari né di manager che non rispondono più a questa proprietà. Abbiamo bisogno della proprietà, che tra l'altro conosce bene il Ministero dello Sviluppo Economico, perché abbiamo seguito altre operazioni economiche in passato. Io ci sarò come ministro e quindi pretenderò che la mia controparte sia la proprietà. In questo modo ovviamente dovranno risponderci. Tenete presente che in passato, quando non si sono presentate le proprietà ai tavoli e c'era il ministro, c'ero io, c'eravamo come ministri, allora dicevo al presidente del consiglio: chiamali tu e vediamo se si negano pure a te. Quindi da questo punto di vista la prima cosa che dobbiamo ottenere è sicuramente al tavolo di avere la proprietà e chiedere chiarezza. Dobbiamo chiedere massima chiarezza. Allo stesso tempo io li solleciterò nelle prossime ore a far riprendere il prima possibile la produzione, come mi è stato chiesto da voi, come mi è stato chiesto che è quello che mi state chiedendo, perché quello rimette in moto anche un'azienda che è sempre stata produttiva, è efficace sul mercato e addirittura stava prevedendo degli investimenti importanti per ampliare il proprio pacchetto produttivo. Questo ovviamente fa parte sicuramente di una proprietà che adesso è passata di mano, ma allo stesso tempo quella proprietà che ha venduto aveva fatto queste richieste, questi progetti di investimento nell'ultimo periodo, non 10 anni fa. Quindi sono sicuro che Jindal voglia mostrare al tavolo e al governo la massima serietà, cioè che questa non sia stata un'operazione di speculazione finanziaria, ma sia stata un'operazione economica, di economia reale, che vuole far sviluppare ancora di più questo territorio. Io lo chiederò da ministro, ma soprattutto da cittadino del sud, perché se poi dobbiamo arrivare sempre al punto in cui si deve preferire uno stabilimento del nord Europa o del nord Italia agli stabilimenti del sud, a me non sta bene. Soprattutto non si chiudono stabilimenti e basta, cioè, il principio deve essere questo. Quindi dal mio punto di vista avete tutto il mio sostegno. Ci volevo essere qui e ho cercato di farlo non dicendo quasi nulla a nessuno, perché altrimenti diventava una cosa enorme, infinita, non riuscivamo neanche a vedere niente dentro. Quindi vi ringrazio anche per quello che state portando avanti voi. No, la battaglia la state facendo voi. Quello che posso fare io è accogliere tutte le ragioni di questa battaglia, mettere tutti quanti intorno a un tavolo, poi io e il sindaco saremo insieme al tavolo appena lo convocheremo al Ministero dello Sviluppo Economico e ci faremo rispettare. Faremo rispettare una comunità di persone che amano il proprio lavoro, che vogliono lavorare e che non stanno cercando scuse per non lavorare, anzi stanno chiedendo di rimettersi in moto il prima possibile. Vorrei avere questo.
Ovviamente restiamo in contatto con i vostri rappresentanti che saranno in contatto con il Ministero dello Sviluppo Economico. Devo dire che loro dall'inizio stanno pressando il Ministero per pressare Jindal a venire al tavolo e sono d'accordo con la loro linea che deve venire la proprietà al tavolo, se no perdiamo solo tempo. Per questi primi sei mesi di governo l'ho visto in tanti casi, le situazioni si sbloccano se si parla direttamente con la proprietà, altrimenti è solo uno scaricabarile che non serve a nulla e io non voglio assolutamente usare i tavoli per non fare nulla. Io credo molto nel valore del confronto e della concertazione con i rappresentanti sindacali, con i rappresentanti delle istituzioni del territorio e credo anche nel valore aggiunto che può portare un governo che si rivolge ad una proprietà che ha tanti altri investimenti in Italia e sa che ci siamo sempre comportati correttamente e vogliamo correttezza allo stesso modo come noi l'abbiamo sempre data agli investitori stranieri che venivano in Italia. Io vi auguro di continuare questa battaglia e di vincerla, e di vincerla, e di vincerla il prima possibile. Ciao a tutti. I soldi sono stati confermati, è stato tutto confermato in legge di bilancio. Se parte l'aeroporto, parte quest'area. Va bene, grazie. Bocca al lupo. Crepi, ci vediamo presto. Grazie ministro. Ci vediamo là. Okay. Ciao. 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 Grazie a voi, grazie mille a voi. Ci siamo a fare una cosa. Ministro. Prima, poi.